La radiologia interventistica è una metodica che ci consente di effettuare interventi in maniera mini-invasiva, quindi utilizzando raggi X che ci consentono di guardare all'interno del paziente, noi lavorando all'esterno del paziente con dei piccoli ingressi che possono essere dal polso o dall'inguine o dal braccio, riusciamo ad eseguire tutta una serie di interventi che consentono al paziente di avere una dimissione precoce, di avere meno complicanze, di poter rimanere solamente in giornata o andare a casa solamente il giorno dopo un intervento di radiologia interventistica. Sono arrivato qui da circa 2 mesi e mezzo e devo dire che sono molto contento e anche onorato di guidare un gruppo di radiologi molto giovani ma di alta professionalità che eseguono tutta una serie di esami diagnostici ed interventistici che coprono veramente molto bene le esigenze del territorio. Io ho un background di radiologo interventista, quindi ho portato e sto portando qui delle novità dal punto di vista soprattutto interventistico e mi occupo di radiologia cardiovascolare in particolare, quindi la diagnostica cardiaca utilizzando la nostra TAC, che è una TAC di altissimo livello, molto moderna, che consente di vedere vasi molto piccoli come le arterie coronarie, e utilizzando questo bellissimo angiografo che mi consente di effettuare tutta una serie di interventi mini-invasivi con un piccolo impatto sul paziente. Questi interventi sono di vario tipo, sono interventi oncologici, non oncologici, interventi eseguiti in urgenza o in elezione, che consentono di aggiungere delle frecce all'arco delle varie trattamenti che si possono fare in questo ospedale e in questa UZ. In particolare possiamo fare interventi in urgenza, quindi andare a chiudere piccole arterie che sanguinano nei traumi, negli incidenti, nei pazienti che sono scoagulati, che quindi sanguinano spontaneamente, oppure possiamo fare trattamenti in elezione, è un largo spettro di trattamenti che si possono eseguire, come per esempio il trattamento delle emorroidi con un piccolo accesso dal polso, possiamo andare a chiudere le arterie che vanno a fornire il plesso emorroidario. Possiamo fare dei trattamenti sui fibromi uterini, quindi sempre con un accesso mini-invasivo andare a ridurre il volume dei fibromi. Possiamo trattare i varicocelli maschili e femminili, possiamo insieme ai chirurghi vascolari con i quali collaboriamo molto trattare le arterie degli arti inferiori, andando a dilatare le arterie degli arti inferiori nei pazienti diabetici, nei nefropatici o nei pazienti claudicanti. Inoltre siamo in grado di embolizzare, che nel nostro gergo significa chiudere, piccoli aneurismi addominali tutto ciò che è patologico come malformazioni arterovenose o arterie anomale che vanno chiuse. Devo dire che questo gruppo è già molto buono e sono molto contento di essere qui. Riusciamo, grazie anche a tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione, offrire un trattamento a tutto tondo del paziente di questo territorio. Di lavoro ce n'è tanto, però siamo molto fiduciosi di poterlo fare nel migliore dei modi.